Il Palio di Siena del 2 luglio 2017 è stato vinto dalla Contrada della Giraffa con Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, in sella a Sarbana. Un triplete di tutto rispetto per il fantino che nei due tornei precedenti del 2016 ha portato alla vittoria la Lupa. A commentare la coloratissima festa in Piazza del Campo a Siena, Maurizio Bianchini ed Annalisa Bruchi, che non ha trattenuto l'emozione quando Scompiglio, pericolosamente minacciato dall'Aquila per buona parte della gara, ha superato il traguardo per primo. La giornalista senese appartenente proprio alla Contrada della Giraffa si è fatta prendere da un eccessivo entusiasmo che sui social gli spettatori non hanno affatto gradito e, rapita dalla foga, non si è nemmeno resa conto che spesso parlava sopra al collega oppure lo interrompeva nella telecronaca del palio. I commentatori Rai che parlano uno sopra l'altro sono fantastici, grazie Rai 2, ha infatti cinguettato Carlo, seguito dall'avvelenata che ha fatto sapere: vorrei avere la dialettica dei commentatori del palio di Siena che riescono a parlare del nulla più assoluto per 3 ore come se nulla fosse. Annalisa Bruchi, direttamente dal suo profilo Facebook, ha definito il palio di Siena del 2 luglio da sogno. Tuttavia, prima di giungere al termine della tradizionale manifestazione toscana, ci è voluto un bel po'. Ad attirare l'attenzione di migliaia di persone ci ha pensato Tornasol, il cavallo esordiente della Tartuca, che non ne voleva sapere di infilarsi tra i canapi insieme agli altri. La mossa e le contrattazioni sono durate circa un'ora, tra continui andirivieni prima che si potesse dare il via alla gara. Alla fine Tornasol ha abbandonato il palio, lasciando la piazza gremita di gente e bandiere e facendo così slittare il TG2 di circa mezz'ora.